un affetto profondo, profondissimo. Dietro un'azienda di successo ci sono sempre coesione e duro lavoro. Dentro il più grande gruppo di distribuzione organizzata del Centro Italia ci sono loro, le donne della famiglia Gabrielli. Noi nell'azionariato rappresentiamo il sesso femminile in abbondanza, altro che il 50%, ma la cosa bella di cui siamo fieri è che il 58% dei nostri dipendenti è donna e questo lo rappresentiamo nel nostro bilancio sociale e per noi è importantissimo perché sappiamo benissimo la valenza del nostro sesso. Valori sui quali da 120 anni poggiano le fondamenta dell'azienda. Partita dal piccolo emporio di Ascoli Piceno e oggi lanciata verso la capitale con l'acquisizione di 54 punti vendita Tigre e 800 nuovi collaboratori. Crediamo veramente nel mestiere che facciamo e quindi anche i nuovi 800 collaboratori che si vanno a sommare, ad integrare, perché è questo quello che ci piace sottolineare, ad integrare con gli attuali, ci aiuteranno in questa sfida quindi di tramandare anche alla quinta generazione e chissà quanto ancora quello che stiamo già facendo. Noi rappresentiamo la quarta generazione, però io mi ricordo mia nonna Celsira, che mi raccontava che quando lei era operativa, andava in negozio e si occupava di vendite, le dicevano vanne su casa a fa Luca Zit. Perché era donna. Gli uomini sono avvertiti, il futuro è donna. Signore, ragazze, non ci facciamo porre limiti. Scegliamo. Anche perché la quinta, se Dio vuole, è anche il femminile, perché noi comunque abbiamo tantissime figlie femmine, quindi... Girl power. Esatto. Capaci di guardare alle nuove sfide con coraggio e al passato con gratitudine. Il DNA è quello dei fratelli Giancarlo, Michele e Luciano, ai quali, dicono le donne di Casa Gabrielli, dobbiamo tutto. I tre fratelli ci hanno cresciuto con gli stessi valori, con le stesse tradizioni, con l'amore per la nostra città, ma anche una visione comunque a 360 gradi. Questo è quello che credo che ci accomuna, con le differenze ovviamente di età e caratteriali. Ma è importante perché se c'hai una base solida poi puoi fare tanto. Sappiamo che papà ci vede dall'alto, però lui sinceramente non c'è. Quindi questa per noi forse è la parte più emotivamente più forte. Per il resto siamo contente, forti e sicuramente cariche per andare avanti sulla sua strada.